più grandi successi dei Queen proposti in veste sinfonica, ma anche il blues, il jazz e il pop in un sound innovativo e melodie antiche rivisitate attraverso i suoni frutto di anni di ricerca e passione. La musica è stata la protagonista indiscussa di Saltarua, l'evento giunto alla 20ª edizione, organizzato venerdì scorso dopo 3 anni di stop nelle vie e nelle piazze del castello di Saltara. La manifestazione, organizzata dalla Proloco e dal comune di Colli al Metauro, ha accolto oltre 2000 persone. E non poteva mancare la presidente di questo gruppo di ragazze davvero, come dire, competitive anche, e con tanto entusiasmo e voglia di fare. Allora, un bel evento che questa sera vi raduna tutte quante. Sì, esatto, abbiamo creato un bel gruppo e siamo molto soddisfatti per questo. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha sostenuto, il consiglio regionale, tutti i volontari che ci hanno dato una mano e soprattutto gli sponsor. Oltre ai concerti in Piazza Garibaldi e nei vicoli del castello, è stata riproposta anche la Galleria degli Artisti, uno spazio espositivo dedicato ai creativi emergenti. Mancabili poi gli stand gastronomici con gustose proposte per tutte le esigenze. Ad esprimere soddisfazione il sindaco Pietro Briganti. Questa sera ci sarà il coronamento di una fantastica serata, c'è tantissima gente, vedo che gli stand sono pieni, è caldo anche quassù ma circola un po' d'aria, di conseguenza vediamo il mare da qua su, vediamo le nostre colline d'entroterra, siamo un paese fantastico, un borgo fantastico che è il borgo di Saltara e quindi perché no passare una serata allietata da questa musica, bellissima musica dei Queen suonata dall'orchestra Rossini, ed è un motivo per poter uscire e visitare questo bellissimo borgo di Saltara.